telefonate. 811-0005, questo è il nostro numero di telefono. Oggi apriamo una finestra sul mondo dei bambini, sul mondo dei bambini che per motivi particolari subiscono, hanno, si trovano in condizioni speciali e magari anche estremamente delicate, come ad esempio può essere una bruciatura, un'ustionatura. Che cosa succede a questi bambini? Soprattutto che diritti hanno? Chi veglia su di loro? Cerchiamo di fare il punto della situazione stamattina, ne parliamo con il vicepresidente dell'associazione Assobus, Claudio Pietrosanti. Ben arrivato Claudio, un piacere averti a Buongiorno Lazio. Buongiorno. Lei la conosciamo, è la nostra amica, è un'imprenditrice, Elena Nardone. Ciao Elena, buongiorno. È venuto a trovarci il dottor Gaetano Esposito, fondatore dell'associazione Bambini Ustionati. Buongiorno dottor Esposito. Sugli spalti più tardi li andremo a sentire, sentiremo le loro esperienze. Ci sono alcune delle famiglie che si sono trovate coinvolte in questo periodo con problemi legati proprio ad un susseguirsi di interventi. Poi scopriremo e troveremo Ileana zitto con il marito, ancora Valentina e poi Lidia. Insomma, più tardi vi troveremo. Grazie, grazie per essere stati qua con noi stamattina. Allora, iniziamo subito a cercare di capire che cosa succede e come ci si muove, con quale disinvoltura o con quanto piede di piombo in questo mondo. Ne parliamo proprio con Claudio. Claudio, intanto di che cosa si occupa Assobus? Ma guardi, qui c'è il presidente fondatore dell'associazione che può delucidare meglio tutta la situazione in questo momento, anche perché io sono da poco vicepresidente. E perché ti sei avvicinato ad Assobus? Mi sono avvicinato ad Assobus proprio per il problema che ha avuto una bambina 2 anni fa che si è ustionata. Come è successo? È successo, purtroppo stavamo facendo, lei era molto raffreddata e quella sera abbiamo deciso di applicare una vecchia teoria della nonna, quella dei vecchi rimedi, i vecchi rimedi della nonna, quelli di fare, come si dice, i fumetti di vapore. E purtroppo... Quanto aveva la tua bambina all'epoca dei fatti? 8 anni. Oh, vabbè, quindi anche bella grandicella. Sì, bella grandicella. Quindi c'era questa pentola che bolliva con questi fumetti, sapresti quante volte abbiamo fatto anche noi, esatto. Non hai idea. E purtroppo... Però ci è andata sempre bene a questo punto. Benissimo, è andata sempre benissimo. Solo che quale problema, forse con la manina ha inciampato la pentolina e gli è caduto addosso. E si è ustionata. Si è ustionata e quindi... E quindi hai incontrato il dottore Esposito. Ecco, allora, lei, il dottore, ha fondato questa associazione per i bambini ustionati. Quanti sono i casi? I casi sono, fortunatamente, di ustioni gravi nei bambini, molto gravi, non sono frequenti. Fortunatamente non sono più di 2-3 all'anno quelli di ustioni molto molto estese, ma quella invece dell'ustione limitata, che però poi lascia cicatrici, che coinvolge le famiglie in maniera importante, sono abbastanza frequenti. Quelli che hanno necessità di ricovero sono circa 60-70 l'anno. A questi bisogna, almeno un ospedale come quello dove lavoro a Sant'Eugenio, a questi se ne aggiungono altrettanti, se non di più, che sono seguiti semplicemente in ambulatorio senza bisogno di ricovero. Ecco, molte malattie vengono riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, l'ustionatura fa parte di queste? L'ustione praticamente per tutta la fase acuta lo Stato non risparmia niente, mette a disposizione le tecnologie più avanzate, i centri più avanzati, il centro dove adesso lavoriamo è stato rinnovato da poco. Primo intervento, fino alla guarigione. Il problema del bambino ustionato, come di tutti gli ustionati, anche gli adulti, è quello che una volta cicatrizzato il paziente viene erroneamente ritenuto guarito. Quindi tutto quello che succede dopo, lo Stato non se ne fa carico, tutte le creme, alla fine che cosa succede? Cioè, intanto ci sono ustionature e ustionature, no? La gravità dell'ustionatura dipende, sì, poi il... La gravità cambia, cambia nei confronti della, quello che diciamo, la prognosi quad vita, anche la riabilitazione, tra virgolette, cambia, no? Cambia, anche una piccola ustione come quella che normalmente si provoca in un bambino, perché la classica ustione del bambino è quella della tazzina di caffè che si è rovesciata e ti fa l'ustione spesso perché il bambino sta più in basso e quindi cade dall'alto, quindi sempre
una parte della testa, il collo, un po' la spalla, il braccino. E il caffè e, che si dice bene, insomma. No, il caffè, l'acqua bollente, il vino, queste cose qui. E nel momento sembra una cosa banale, che spesso per esempio in ospedali non di provincia viene anche banalizzata, però lascia la cicatrice. Oggi non siamo più propensi ad avere questi danni e ad avere le limitazioni funzionali che poi un danno del genere può portare, quindi diciamo i genitori pretendono di fare tutte le terapie possibili e lo Stato non prevede nei prontuari, non prevede nessuna di queste terapie che poi guarda caso molto spesso hanno un punto d'incontro con l'estetica. Le stesse apparecchiature che si usano per l'estetica, perché si tratta di cicatrici, e quindi alla fine sembra che una povera mamma che deve usare un latte idratante per tutti quanti fino alla maggiore età, perché la ghiana, perché l'ustione brucia tutte le ghiandole sebacee, la cicatrice dovrà essere idratata per sempre. Quel latte idratante se lo deve comprare, come se fosse latte idratante che serve per struccarsi. Per struccarsi, ecco dottore, ha praticamente risposto alla domanda che volevo farle, cioè in quanto tempo poi alla fine si guarisce anche dalla riabilitazione di un ustione a vita praticamente. I bambini devono essere seguiti fino alla maggiore età, perché l'ustione, per quanto c'è una prima fase di ipertrofia che impegna con cure più assidue un anno, due anni, a volte anche più di due anni, con terapie a volte, ripeto, anche molto costose e sicuramente non previste dal sistema sanitario nazionale. Una tattica... E successivamente diciamo il bambino deve essere seguito durante la crescita, perché la cicatrice che si fa oggi e che guarisce, che matura, diciamo noi, che arriva a un livello definitivo, non è definitivo perché il bambino poi cresce. E quindi ha bisogno man mano, insomma, i bambini ustionati io chiedo di vederli almeno una volta ogni sei mesi, anche negli anni successivi, perché potrebbero aver bisogno, per esempio, dopo 4-5 anni di fare gli interventi di plastica per allungare la pelle, per permettergli un normale accrescimento. E certo, perché la cicatrice ovviamente non segue l'elasticità del corpo. Per esempio il caso classico di un'ustione sul seno, che a un certo punto c'è la crescita della mammella, bisogna assecondarla. E certo, e queste cose magari non ci si pensa, vero Elena? Poi ti trovi davanti a delle situazioni improvvise. Tu sei una volontaria dell'associazione. Sì. All'atto pratico che fai? Dunque, io nel mio istituto aiuto a ridare elasticità a questo... La tecnologia dà una mano ai tessuti, sì, per riprendere, sì, l'elasticità, no? Ci sono dei macchinari che ci permettono di aiutare a, diciamo, riabilitare l'elasticità del tessuto cutaneo. Senti, come ti sei avvicinata all'associazione? La prima bimba che mi è capitata, anzi i primi genitori che sono arrivati a chiedermi aiuto, sono i genitori di una bimba che si chiama Noemi, che aveva 2 anni e che si era ustionata mettendo il braccino erroneamente dentro la pentola del minestrone. E voleva mettere il sale dentro. Che ti ha detto Noemi a 2 anni, già si cominciava a parlare, si è fidata subito di te? Allora, guarda, io ho una tecnica forse tutta mia, per cui la stanza, la cabina dove di solito lavoro è una stanza dei giochi, quindi si gioca, si scherza, si raccontano fiabe. E quindi hai instaurato questo, sì, rapporto molto bello. Sì. Allora, noi tra un po' continueremo a raccontarvi di storie e di disastri che quando ti arrivano all'improvviso sembrano insormontabili, ma che poi alla fine trovano anche una soluzione. Fateci sapere la vostra, 811 0005, torniamo tra un attimo, restate là.